Domenica 20 novembre si sono conclusi a Veduggio Concolzano i festeggiamenti in onore di San Martino, santo patrono della cittadina brianzola, al quale è dedicata la chiesa parrocchiale, che sulla facciata rappresenta proprio il santo di Tours, scolpito in una delle quattro nicchie assieme ad altri santi, ma anche sul portale di bronzo con delle formelle che raccontano la sua vita. Dopo i festeggiamenti religiosi iniziati la scorsa settimana, prima al sabato sera con il concerto in ricordo del compianto Don Damborio Nava e poi la domenica con la Santa Messa, alla quale hanno fatto seguito in oratorio il pranzo a base di polenta e cassola e nel pomeriggio giochi organizzati per i ragazzi, ieri si è svolta la grande festa organizzata dalla Proloco e patrocinata dal comune intitolata Festa di San Martino aspettando il Natale. A partire dalle 9 del mattino con una bellissima giornata di sole, per le vie del centro è stato allestito il bellissimo mercatino dell'artigianato e dell'hobbistica, dove decine di espositori hanno messo in mostra i loro prodotti fatti a mano, in buona parte dedicati al periodo natalizio. Presepi, alberelli, decorazioni di ogni genere da appendere alle finestre, creati con materiali di ogni tipo, anche di riciclo, hanno attirato l'attenzione dei tantissimi visitatori, permettendo loro di trovare e acquistare articoli insoliti o anche solo trarre spunto su come decorare le proprie case in vista delle festività natalizie. Oltre a questi, tra le varie bancarelle, si sono potuti ammirare anche giocattoli, oggetti vintage e molte rarità, nonché modelli di collezionismo esposti da appassionati, tra quali bellissimi modellini di Ferrari e auto da corsa. Presenti anche gli stand delle associazioni legate al territorio, a partire dal Comitato della Difesa delle Bevere, alla Protezione Civile di Veduggio e Renate, che durante la giornata ha organizzato giochi per i bambini, fino al gruppo CAI, il quale, presso il proprio stand, oltre a presentare le attività svolte nel 2022 e a presentare quelle del nuovo anno con il rinnovo della testa associativa, ha allestito una vera parete verticale per l'esercitazione alla scalata su roccia. Presente anche il gruppo Alpini, che per tutta la giornata si è occupata del ristoro dei presenti, con il pranzo a base di specialità tradizionale a mezzogiorno e nel pomeriggio distribuendo l'immancabile vin brûlé, tè caldo e le immancabili castagne, oltre che alla vendita dei panettoni natalizi marchiati Associazione Nazionale Alpini. Durante la manifestazione si è svolto anche lo spettacolo itinerante degli Zampognari, che hanno creato una suggestiva atmosfera natalizia con la loro musica lungo le vie e le piazze, e per i più piccoli sono stati allestiti gli immancabili gonfiabili. Non sono mancate nemmeno le mostre d'arte e pittura, per l'occasione infatti ne sono state allestite ben 5. Piazza Italia ha visto la presenza del gruppo Pittori Veddugesi e dei loro dipinti. Presso la biblioteca l'artista Stefano Chiappalone ha presentato le sue opere accompagnate da un aperitivo letterario offerto a tutti i presenti. Presso il nuovo municipio invece sono state addirittura 3 le mostre in programma. Una mostra fotografica a cura del gruppo Mister Click, una personale allestita da Marco Busoni dal titolo Voci di Sirene in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, e l'apertura straordinaria della mostra Il ritorno di Segantini a Veduggio, dedicata al noto maestro del divisionismo, il quale soggiornò qui per un periodo della sua vita e dove dipinse una delle sue opere più importanti, intitolata A Messa Prima. In quest'opera si vede la scalinata della chiesa parrocchiale di Veduggio, che Segantini non dipinse come realmente la si può vedere dal vivo, ma ruotandola rispetto alla facciata della chiesa, per dare all'opera un peso maggiore e per non renderla banale. Con questa scelta, la figura del vecchio prete che sembra salire gradini verso il cielo dona all'opera maggior significato, quasi fosse un simbolo di meditazione e di riflessione esistenziale.
La festa quindi è proseguita poi fino alle 18, con tanta gente ancora presente davanti agli stand e lungo le vie, per godersi fino all'ultimo la bellissima atmosfera che gli organizzatori hanno saputo creare come in un vero mercatino natalizio.